Mi piace tantissimo quello che faccio, mi piace scrivere canzoni, registrarle, mi piace soprattutto andarle a proporle dal vivo, nei concerti. E, insomma, lo scorso anno ho fatto 100 concerti, mi sono fermato solo qualche mese e lì mi è uscita una sosta al mondo perché ho bisogno un attimo proprio di staccare la spina da tutto. Mi è uscita questa canzone, appena ne ho scritte anche delle altre ho ritrovato la voglia di ripartire e quest'anno sono proprio ripartito da maggio a settembre, insomma faccio tutto il tour estivo. C'era la racchetta di Borg, c'erano Pertini e Berlinguer. Oh, il nuovo disco l'ho scritto tutto in un mese praticamente, l'ho scritto a gennaio di quest'anno, proprio quando mi ero fermato dopo i 100 concerti. Sono canzoni che racconto le emozioni e quello che ho osservato durante quei 100 concerti. Ho girato tutto l'Italia, ho conosciuto tante persone, ho conosciuto l'emotività, i modi di pensare di certe persone e tutto questo è andato dentro in questo disco, quindi un disco che nei testi racconta un po' la storia, la vita di chi ho incontrato e invece nelle musiche, le musiche rappresentano abbastanza il mio stile, pop rock, sono un cantautore che cerca di mettere insomma elementi suonati con un po' di elettronica ed è un disco che ho registrato in uno studio di Terni. C'era lo stereo sempre a palla, c'era il flipper ed il calcio balilla, c'era freddo a novembre e sempre nebbia in Valpadana. Allora guarda, quella del cinema era proprio un sogno, cioè il fatto di avere una mia canzone o insomma delle mie musiche in un film è sempre stato un sogno. Mi hanno invitato un regista che mi aveva visto dal vivo un paio di anni fa, gli erano piaciute le mie canzoni, mi ha fatto avere la sceneggiatura, mi è piaciuta la sceneggiatura, ho scritto subito un brano, poi lui ha inserito altri due brani già editi e insomma quando mi ha chiamato domenica scorsa per andare a Venezia, insomma è stato davvero bello, emozionante perché vai in una delle passerelle principali dove presentare i film, e, insomma lui ha presentato il film, io ho avuto modo di raccontare come mi sono nate queste canzoni perché le ho scritte. Venezia è bellissima, poi insomma tirata lucido, no? Com'è durante il Festival del Cinema, con le passerelle, con le luci, con tutto quello, gli addobbi vari, insomma è davvero splendido. E ci sono zampa d'elefante e Lucio Dalla in Piazza Grande. C'erano i soliti. Politicamente dipende anche cosa, cioè bisogna distinguere tra politico e partitico, no? Cioè, perché è una cosa che difficilmente insomma distinguiamo. Comunque insomma la politica è anche quella dell'impegno, no? Secondo me dell'impegno sociale, no? Di tutti quanti. Io sono diventato papà da 9 anni e devo dire che lì mi è esplosa anche più la voglia di fare qualcosa in più anche per il mondo che è mio, ma sarà anche di mia figlia, cioè lo è già ma lo sarà di più ovviamente quando sarà più grande. E mi viene naturale ogni tanto raccontare delle cose, girando, facendo concerti, promozione, ho conosciuto tante storie, no? Molti ragazzi vengono a raccontarmi le loro difficoltà, difficoltà di lavoro, difficoltà non so, a denunciare, a inseguire il proprio sogno, il proprio mestiere. Ecco, quando arriva una storia che mi tocca certe corde emotive, lì mi nasce una canzone e quindi io cerco di mettere proprio il sunto, la protesta o la voglia di riscatto che ha certe persone nelle canzoni che insomma alla fine sono poi 3-4 minuti di musica e di testo. Gli stadi al centro di ogni città, c'era la maglia attillata di Graziani, di Pulizio Sala. La Sardegna mi piace tantissimo, mi piace soprattutto nelle stagioni, diciamo non quelle estive, perché durante l'estate proprio la Sardegna è invasa ovviamente dai turisti, cioè il clima è bellissimo, il mare è bellissimo, però dopo rischi veramente di essere un po' travolto, no, dal flusso di turisti che ci sono. Invece per uno come me che arriva dall'Emilia, no, abituato solo alla campagna, alla vigna di Lambrusco, alle nebbie, al grigio autunnale, invernale, ai freddi umidi, no, dell'inverno, ritrovarmi in una regione con una luce bellissima anche a novembre, dicembre, con temperature minime di 5-6 gradi, con questi scorci panoramici che sono bellissimi, no, quando sono deserti, una spiaggia bellissima. Ad agosto te la godi fino a un certo punto perché quando è piena di turisti, di ombrelloni, no? Di gente che fa il bagno, immagina la stessa spiaggia vista deserta a dicembre con una luce bellissima, no? Quindi
è una terra bellissima, e, insomma, che ti fa innamorare per gli occhi, poi ti fa innamorare anche perché la gente che ci abita ha un legame strettissimo con la propria terra, con le proprie tradizioni, il proprio folklore, la propria storia, e quindi insomma quando vedi qualcuno di particolarmente attaccato alla propria terra ti fa venire ancora più voglia di apprezzarla, di andarci a fondo. C'è bisogno di te quasi più del pane. Ehi, spirito libero, sono tre le frecce da usare. Bacio, amore, rock e giusto volume. C'erano le mille lire, c'era la paghetta settimanale. C'era sempre una scusa per bere, l'Italia dei giochi. Ma prima di tutto penso sia una differenza di carattere, cioè l'ottimismo, il pessimismo, cioè sono anche cose caratteriali. Probabilmente sì, anche le generazioni ti segnano in qualche modo. Io ho scritto questa canzone Spirito Libero perché ogni tanto mi piace pensare che possiamo tornare un po' analogici, no? In un mondo che dove la tecnologia ci sta aiutando tantissimo, no? Ci sta aiutando a trovare le ragazze grazie ai social network, ci sta aiutando a trovare le strade, no? Con Google Maps, i ristoranti con TripAdvisor, no? Cioè è tutto, è vero, ci stiamo semplificando la vita, ma forse ci stiamo togliendo la voglia di sorprenderci, no? Che la vita ti capita un po' addosso, anche che te la devi andare a conquistare di più con le unghie, no? Oggi sembra tutto un po' più semplice, aver tutto a portata di mano. Ecco, allora ogni tanto questo aver tutto semplice, aver tutto facile, tutto che lo sai già prima, lo programmi prima, a me non mi fa impazzire. E allora accendo questa ipotetica macchina del tempo, riapro una finestra analogica proprio su quello spirito libero che c'era, insomma, qualche decennio fa. Senza frontiere c'era mio padre che fischiava mentre mamma cucinava. C'era il telefono con la corna. No, io mi trovo bene con la tecnologia perché in tante cose, come si diceva, ti aiuta, no? Ovviamente non bisogna esagerare, non bisogna esagerare. Mi piace ancora che i rapporti veri siano quelli del bar, quelli dove si va al ristorante con gli amici, la domenica a fare una grigliata, quelli, i rapporti veri con le persone, cioè per me sono rimasti quelli. E sono un mezzo ovviamente che ti facilita, no? Perché magari ritrovi un vecchio amico che non vedi da 20 anni, lo ritrovi facilmente. Però insomma mi piace limitarmi, insomma ero partito molto carico, ultimamente mi sto limitando sui social, sulla tecnologia in generale. I vetri appannati sul bar a Brezza. Ehi, spirito libero, torna a farci sognare. C'è bisogno di te quasi più del pane. Ehi, spirito libero, sono tre le frecce da usare. Pace e amore.